Ciao ragazzi, in questo video vedremo come disegnare in 3D con Tinkercad la poltroncina che voi avete costruito con il cartoncino. Iniziamo con Crea nuovo progetto e ci teniamo a portata di mano il file che io vi ho allegato ai vostri compiti. Della distinta dei componenti della poltroncina che dobbiamo disegnare. Allora, vediamo bene che sono praticamente tre elementi della tipologia A, quindi tre parallelepipedi della tipologia A, che sono 6x6 per 1,5 cm di spessore, ovvero disegnati in Tinkercad 60 mm per 60 mm per 15 mm di spessore. Invece la parte dello schienale, la tipologia B, è realizzata con un parallelepipedo di dimensioni 60 mm per 80 mm per 15 mm. Quindi non dovremo fare altro che disegnare tre parallelepipedi di questa dimensione e un parallelepipedo di questa dimensione e ruotarli e spostarli in modo tale da creare questa composizione che poi rappresenta la poltroncina. Allora, abbiamo detto 60 per 60 per 15, 60 80 per 15. Iniziamo. Ci portiamo l'elemento cubo che andiamo a trasformare in elemento parallelepipedo con uno spessore, abbiamo detto, di 15 mm, una profondità di 60 mm, oh, ho sbagliato, sì, no, va bene, e un'altezza di 60 mm. Ok, abbiamo creato il primo elemento. Per creare gli altri due, che so, ne abbiamo tre uguali. Lo sposto un attimo, non facciamo altro che evidenziarlo. Posso andare anche dall'alto che è più semplice. Vado ad evidenziare l'elemento, faccio duplica, eccolo qua. Faccio ancora di questo elemento duplica e ho già i tre elementi rettangolari a parallelepipedo che mi servono. Posso disegnare anche subito l'altro. Prendo il parallelepipedo, vado a dargli, vi ricordate, questo è 15 mm di spessore, 60 in questa direzione e 80 in questa. Vedete che io utilizzo sempre le maniglie, i quadratini, per modificare le altezze. Ecco, gli elementi li abbiamo tutti, solo che adesso li dobbiamo assemblare. Allora, questo e questo ci vanno bene così come sono. Questo qua invece lo dobbiamo mettere in orizzontale e lo dobbiamo rialzare dal pavimento, dal piano di lavoro. Ve lo faccio rivedere. Dobbiamo alzarlo di questa quantità che mi sembra ne fosse sempre 15 mm dal piano di lavoro in modo da renderlo un pochino più alto. Allora andiamo a lavorare su questo. Andiamo un attimo, vado a spostare questo elemento e vado a prendere una vista da davanti. Vado a evidenziare questo oggetto che devo ruotare. Lo vado a ruotare. State. Mi si è spostato in basso a ruotare di 90 gradi. Mi prende una misura non precisa perché lo dovevo fare dall'inizio, gli devo dire 90 gradi. Allora glielo diciamo qua, 90 gradi, e l'ho messo in orizzontale. Quanto sta di altezza da terra? Deve stare 15. Vado ad agire sulla maniglia triangolino nero, vado ad alzarla di 15 cm dal pavimento e sono a posto. Ho gli elementi che devo assemblare. Vado nella vista dall'alto, vado a lavorare un pochino più da vicino e mi accosto come da disegno. I vari pezzi. Vado a prendere questo, lo porto in posizione,
dovrebbe andare bene. Porto in posizione anche questo, forse sposto un attimino questo. Ecco qua, secondo me dovrei esserci. Vedete? È finita. Sono quattro parallelepipedi, tre uguali e uno con un lato un pochino più lungo. Cosa vado a fare adesso? Vado a unire tutti i pezzi. Unisco perché ancora sono quattro pezzi separati che si possono muovere uno rispetto all'altro. Vado a prendere il tasto raggruppa. Adesso io ho un elemento unico. Posso anche cambiargli di colore. Ecco che ho la mia poltroncina. Nello stesso modo, certo, sarà un pochino più complicato, un pochino più laborioso. Potete provare a fare anche la seggiolina, quella là, Stedman Chair, che avete realizzato sempre in cartoncino. Salvate qualche vista con uno screenshot di questa poltroncina, di questo lavoro che fate con Tinkercad e mi mandate le immagini. Buon lavoro!